Bene, bene, iniziamo. Allora, Francesco Andrescioni non ha bisogno di presentazione, ma bene o male è conosciutissimo nella community, nell'ambiente Blender, per via della sua opera di formazione al software. Ti lascio, Francesco, con il tuo intervento che verte su segreto. BIM, Blender BIM. Parte che per avere l'attenzione del pubblico, soprattutto dopo pranzo, è meglio partire con un numero. Si dice un numero e la gente dice cos'è 3. No, ma l'ho scritto davvero nel mio appunto, per non dimenticare. Davvero, io in realtà dovete sapere che io sono un appassionato di intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato anche, accennato anche prima con Alessandro. Nel parlare, mi piace un po' osservarla, studiarla, un po' come immaginate quelle persone anziane che vanno a vedere i cantieri, no? Mi metto lì. No, non in maniera scientifica, diciamo che ogni tanto mi piace provare a fare domande. E una sera in diretta non sapevo cosa dire, venerdì sera ero stanchissimo, allora ho detto vabbè, ho chiesto a ChatGPT, raccontami un aneddoto divertente, conosci un aneddoto divertente su Blender, su software Blender? E quello mi ha risposto, certamente. E lì ho scoperto che cosa sono le allucinazioni, però l'ho scoperto in diretta purtroppo. Vabbè, comunque no, per dire, nel mio voler indagare un po' cosa sa, cosa non sa, ho chiesto a ChatGPT, quali sono i 3 principali motivi per cui le persone non usano Blender? E questo è quello che mi ha risposto. Devo dire che la prima risposta ci potrebbe anche stare. Curva di apprendimento rapido, però ci sta, perché Blender è vastissimo e insomma ci sta che le persone sono un po' scoraggiate. La seconda motivazione però mi ha convinto un pochino meno. Carenza di risorse. Con tutte le persone che io e Alessandro abbiamo conosciuto nelle dirette, e sono più di 100, ci tengo a dirlo perché dopo, grazie alla pandemia, cioè grazie tra virgolette, abbiamo dovuto saltare gli eventi, no? E abbiamo creato questa cosa. Insomma, abbiamo avuto modo di conoscere più di un centinaio di persone. E uno dei tanti motivi per cui le persone si avvicinano a Blender è proprio il contrario, perché c'è tanto supporto, tante risorse, ma soprattutto, vabbè, qui in Italia abbiamo una grande comunità, e quindi qui ChatGPT è proprio... no, non ci siamo. La terza motivazione mi ha colpito proprio perché mi ha detto questa cosa nel momento in cui stavo preparando l'intervento qua per oggi. Ovvero, la terza motivazione, secondo ChatGPT, è il problema di compatibilità con altri software. Vi voglio leggere, non sono scritto, vi leggo esattamente quello che mi ha detto. Alcune persone potrebbero lavorare in ambienti in cui l'uso di software specifici è richiesto o preferito, come Autodesk Maya o 3ds Max. Questi software possono avere una maggiore compatibilità con altri strumenti e formati di file utilizzati nel settore, il che rende più facile per gli utenti condividere e collaborare sui progetti. Questo è quello che mi ha risposto. L'hai disinstallato? Ma quando parliamo di compatibilità, di cosa stiamo parlando? Noi quando parliamo di compatibilità parliamo in fin dei conti di dialogo, di scambio di informazioni. Parliamo di avere degli strumenti che ci consentono appunto di collaborare con altre persone. E allora, cioè, Blender non viene utilizzato per problemi di compatibilità, proprio mentre nel momento in cui vi voglio portare questo argomento. Beh, invece è proprio questo. Io oggi vi voglio parlare del BIM
proprio perché vi voglio far capire che Blender è uno strumento che può essere a pieno titolo utilizzato in questa filiera del lavoro. Prima una brevissima presentazione, lo so che Alessandro mi ha già presentato, però mi ero proposto di... Mi chiamo Francesco Andresciani, ve la faccio brevissima. Sono appassionato di informatica da quando ero bambino, quando i miei genitori mi fecero avere lo ZX Spectrum 48K. Non si. 48, ma all'epoca non sapevo bene la differenza. Usato, non... Anzi, mi portarono prima il manuale per vedere se lo leggevo. Cioè, io in terza elementare mi sono letto il manuale dello ZX Spectrum. Perché era un investimento. Era un investimento, esatto. E dopo niente, dopo crescendo, la passione mi è rimasta. Oggi, in realtà, il mio lavoro è... Io sono un libero professionista nell'ambito... Sono geometra. E mi occupo principalmente di... Ultimamente di rilievi con laser scanner, che fanno comunque parte del mondo del 3D. E oggi sono onorato, davvero è per me un onore essere qui in veste anche di divulgatore, ma anche di vicepresidente dell'Associazione Blender Italia, di membro del direttivo e di responsabile del settore formazione. Detta così sembra chissà che cosa. Bene, chiuso parentesi, scusate. Anzi, grazie per la pazienza. Sul suggerimento di Enrico non volevo fare copia e incolla di quello, ho detto li creo io. che cos'è il BIM? BIM sta per Building Information Model, scusate la mia pronuncia in inglese. C'è chi narra che qualcuno può aver creduto che il BIM sia un software, in realtà non è un software, ma è un modo di lavorare, è un insieme di... BIM è struttura, come avrebbe detto in un famoso film di fantascienza. Il BIM è nato per permettere a grandi gruppi di persone, grandi o anche piccoli, di lavorare a progetti complessi. Immaginatevi, per esempio, la realizzazione di questo edificio dove siamo oggi noi. Tramite il BIM abbiamo la possibilità di far collaborare tante figure diverse, dal geologo, dall'architetto, lo strutturista, colui che si occupa dell'arredamento, dell'illuminazione, degli impianti meccanici, dell'antincendio. Immaginatevi tutte queste persone, la sicurezza nel cantiere, quelli che fanno manutenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno di loro può avere un software che collabora per la realizzazione di questo mega progetto nel quale bisogna dialogare. E il BIM quindi lavora su più dimensioni. La prima è ovviamente il 3D, cioè la forma geometrica, le classiche mesh, come ormai conosciamo bene in Blender. Quindi in Blender possiamo disegnare, ci sono software che ci permettono di disegnare in maniera molto produttiva, come Revit, non so se qualcuno di voi l'ha potuto utilizzare. Il vantaggio di lavorare invece in Blender è, magari sì, si può essere un po' meno produttivi, ma se decidiamo di disegnare quell'oggetto fatto con quella determinata forma, lo possiamo fare. Massimiliano prima ci ha fatto vedere un esempio di oggetto ben preciso che poi è stato brevettato. Un'altra dimensione, la quarta, diciamo, sono i tempi. Nel BIM non solo gestiamo gli oggetti in quanto tali, questa parete, quella porta, quella lampada, eccetera, ma gestiamo anche i tempi con cui una certa parete viene costruita, viene rifinita, viene demolita. E tutte queste informazioni vengono concatenate insieme in modo da poter essere utilizzate anche da persone diverse. Chi conosce il BIM, anche se parla uno l'inglese e l'altro spagnolo, comunque possono dialogare insieme per andare avanti nella progettazione. La quinta dimensione sono i costi, perché, scusate se faccio sempre l'esempio di questa parete, questa parete non ha solo una forma, non ha solo una serie di materiali, una stratigrafia, non ha solo i tempi di realizzazione, ma anche i costi. Sappiamo quanto costa, cioè possiamo dire al sistema BIM, possiamo dire quanto costa
costruirla, realizzarla e farne la manutenzione. E da qui andiamo appunto alla sesta dimensione, che è la gestione. La gestione di questo edificio. Poi il BIM in Italia è arrivato magari un pochino più tardi rispetto al resto del mondo, ma in questo momento i lavori pubblici che vengono realizzati con una certa con un certo importo lavori devono essere obbligatoriamente realizzati col BIM. Per esempio, hanno dato il via al ponte sullo stretto di Messina, quello verrà realizzato sicuramente col BIM. Poi piano piano, a mano a mano che si andrà avanti, l'importo lavori sarà sempre minore fino ad arrivare a zero. E a quel punto il BIM lo avremo anche nel privato, nella vita di tutti i giorni, chi si occupa di infrastrutture, di edilizia in generale, dovrà averne a che fare. E la cosa bella, ripeto, che Blender è un software che a pieno titolo potrà essere utilizzato in questa filiera. La settima dimensione è la sostenibilità. Ma si parla anche di altre dimensioni del BIM, ma non è questo tanto il concetto di questo intervento. Si parlerà di sicurezza, si sta parlando di integrare il BIM con tanti, sempre più ampi aspetti. Bene, abbiamo parlato di diversi aspetti, diversi software che devono poter collaborare, dialogare tra di loro. Per esempio, il software dello strutturista deve poter dialogare col software di chi progetta gli impianti meccanici, perché non deve più succedere che un tubo debba perforare una trave, per esempio. Oppure l'arredatore, la persona che ha l'incarico di arredare questa stanza, che fa parte di questo piano, che fa parte di questo edificio, così via, perché c'è questa gerarchia di oggetti, deve poter dialogare appunto con il progetto architettonico e così via. Ma come fanno tutti questi software a parlare tra di loro? Lo fanno con lo standard IFC, lo dico in italiano, prima se vediamo l'ho detto giustamente in inglese, che sta per Industry Foundation Classes. È uno standard internazionale sviluppato dall'organizzazione Building Smart International proprio per la gestione nell'ambito del BIM. È un formato che definisce ogni singolo oggetto che ci circonda e a mano viene sempre mantenuto, sviluppato. È una sorta di mega catalogo. Adesso non vorrei dire magari delle cose esagerate. Comunque, diciamo, tramite questo standard, questo chiamiamolo formato di file, i vari software possono dialogare. E qui arriva Blender BIM. Cioè, Blender BIM nasceva inizialmente per essere un semplice add-on per poter aprire i file IFC, infatti inizialmente si chiamava IFC OpenShell. Poi gli sviluppatori, che sono tuttora molto attivi nello sviluppo di questo add-on, hanno iniziato a mettere delle funzioni, hanno iniziato a mettere la possibilità di creare muri parametrici, la possibilità di creare oggetti BIM con i propri codici, quel numerino univoco che abbiamo visto prima col QR code, e hanno iniziato a inserire tutta una serie di funzioni che hanno fatto diventare Blender un vero e proprio software, appunto, che fa parte della filiera del BIM. E quello che adesso vi vorrei far vedere è una piccola serie di esempi, non esaustiva della verità, però giusto per incuriosire magari chi è del settore, per approfondire il discorso. Il primo esempio che vi faccio è l'inserimento e l'adattamento dei muri parametrici. Allora, noi scusate, l'esempio è molto molto banale. Noi in Blender possiamo creare una serie di tipologie di muri, con le stratigrafie, con i tipi di materiale, con i costi, tutto quello che abbiamo detto prima. Però anche dal punto di vista geometrico abbiamo la possibilità di inserirli velocemente, di risolvere i problemi di intersezione. Vedete, la DOM ha questo strumento, ci dà la possibilità di variare l'altezza dei muri. Sono, come dire, è un pochino più macchinoso rispetto a software più specifici come Revit, per dire. Però c'è ed è in continuo sviluppo. Questo è l'esempio invece di inserimento di porte finestre parametriche, ma la cosa interessante è che questa porta non è solo un oggetto che ha creato un buco in una parete. Questa porta appartiene alla parete e la parete a sua volta appartiene a quella stanza, che appartiene a quel piano dell'edificio e così via, in maniera gerarchica. Quindi non è solo geometria, ma è anche struttura.
Questo è un esempio invece di inserimento di solai. Il solaio, anche in questo caso, noi possiamo realizzare tante tipologie di solai diverse, con spessori diversi, pesi diversi, costi diversi, eccetera. E poi per inserirlo banalmente lo gestiamo come se fosse un semplice plane. Quindi andiamo a variare i vertici e lui in automatico dopo lo trasforma in un solido. Che, ricordiamo, è sempre una mesh che è all'interno di Blender. Quindi oltre, diciamo, l'automatismo, dopo noi possiamo effettivamente fare quello che vogliamo, perché siamo dentro Blender. Questa è la cosa bella, siamo dentro Blender. Questo è un esempio invece di inserimento di un tetto, che praticamente è un solaio che può essere inclinato, dell'inclinazione del tetto. Vi sembrerà molto banale come esempio, quindi una volta inclinato, naturalmente si possono fare anche tetti a padiglione, non solo a due acque. Ma la cosa interessante è che c'è anche lo strumento che poi ci permette di tagliare e adattare i muri in automatico. Cioè, lo possiamo fare anche a mano, però Blender BIM ha al suo interno degli strumenti veloci per adattare le pareti, sia quelle, diciamo, perpendicolari che quelle parallele. Questo è un esempio di modellazione di... Tutto sì? Posso fare una domanda? Ma se non me la scordo. Sì, sì. Nello specifico, no? Una volta che hai tagliato le pareti, questo perché non l'ho approfondito, quindi al modificare poi dopo delle falde, si può tagliare una modifica, devi tagliare la parete, perché questo è uno dei punti più deboli nei programmi. Se tu sposti la falda, esatto. non se la porta dietro. Non in automatico, ancora no. Ancora no, però la cosa bella è che c'è una comunità dietro, così come c'è per Blender, in cui si può fare la domanda: possiamo inserire questa cosa? E loro sì, ci lavoriamo e te la buttano bene. La comunità la troviamo qui a qmunityosr.org, quindi se siete interessati, questa è la casa, la casa madre, e questa è una piccola animazione che ho preso da questo sito, che fa vedere come viene gestito un tetto nel padiglione. Questo invece che vediamo è tratto dal corso che abbiamo fatto io e Alessandro l'anno scorso per l'Associazione Blender Italia. Se volete lo potete trovare sul sito, quindi è gratuito per gli associati, ma chi non è associato può comunque acquistarlo. È un esempio di sezione rapida, come avviene un po' in SketchUp, non so se avete presente. Si può sezionare al volo la mesh, anzi gruppi interi di mesh, anche se non sono oggetti parametrici. Queste che vedete sono delle mesh create normalmente con gli array, con il modificatore, eccetera, e li possiamo sezionare in tempo reale. Scusa Francesco, la parte rossa, la campitura viene in automatico? Sì, viene in automatico. E poi la parte... questa cosa qui mi ha fatto andare giù di testa quando l'ho visto. Quante volte mi è stato chiesto come si fa a stampare in Blender? E io ho risposto, Blender non nasce per stampare, a meno che non parliamo di stampa 3D. Bene, sì, Blender può stampare. Con Blender BIM possiamo impostare delle sezioni orizzontali, verticali o dei prospetti che vengono esportati in 2D. Scusate la banalità di questo che vi sto facendo vedere, proprio banale, però c'è proprio, vedete, lo strumento che ci fa inserire la camera ortogonale. Noi scegliamo il punto in cui viene creata la sezione. Si può mettere, diciamo, la scala, ma poi si può anche impaginare con un layout, anche con, ecco, vedete, questa è la restituzione grafica, e anche in verticale. Questo è un esempio davvero molto molto banale, questo l'ho proprio fatto io, però vi faccio vedere adesso un altro esempio un pochino più complesso. Sono gli SVG per ora. Ecco, questa non l'ho fatta io, l'ho tratto da un fotogramma di un video di FC Architect, che è un canale YouTube, penso che sia il più autorevole in assoluto per imparare Blender BIM, quindi se volete, è solo in inglese, però insomma è un ottimo punto di partenza se volete approfondire. E qui vediamo che la sezione non è una semplice sezione banale, ma ci possono inserire anche delle informazioni, delle scritte, possiamo inserire i piani, le quote dei piani, i sensi di apertura delle porte e così via. Abbiamo poi dei tool parametrici che vi stanno inserendo un po' alla volta. Questo per esempio è un corrimano. Una volta creati gli spigoli,
blender in automatico 3 con rimano. E con questi strumenti vi ricordo che poi si possono fare i computi metrici. Quanti metri lineari di corrimano, quanti metri quadri di intonaco, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questo è tratto da communityosart.org. Scusa una cosa, la sezione deve essere fatta, cioè deve essere già stata modellata con Vim o può essere stata fatta... Allora, per poter essere esportata in SVG deve essere creata col Vim. Ma poi voi potete anche creare un oggetto vostro di qualsiasi forma e farlo diventare un oggetto BIM. Convertirlo, sì, da assegnargli una tipologia. Lo standard FC contiene al suo interno un dizionario, adesso non so qual è il termine più corretto, un elenco di definizioni. Per esempio le pareti, le porte, le finestre, pavimenti, illuminazione e così via. Quindi voi potete creare un oggetto e dire questo oggetto è per esempio una colonna strutturale, oppure una parete architettonica, oppure un rivestimento, e quindi dopo lui lo considera tale. Questo qui invece è un esempio di pianificazione di tempi e costi all'interno di Blender BIM. Proprio dentro Blender possiamo andare a definire le fasi lavorative di un cantiere. Dire, bene, è presente questa parete? Bene, questa parete è la fase lavorativa numero 4000, per dire. E la possiamo inserire all'interno di un calendario. Un calendario che può essere gestito per settimanalmente, mensilmente o annualmente, definendo i giorni festivi, i giorni lavorativi e così via. E viene fuori proprio un vero e proprio diagramma di Gantt. Anche qui vi ho preparato un esempio molto misero, per la verità, però l'ho fatto io proprio con le mie mani. E viene fuori proprio il diagramma di Gantt, molto simile a quello che vengono fuori anche dagli elaborati per fare i piani di sicurezza. Questo è un diagramma di Gantt un pochino più complesso, tratto sempre da community alla Shark, per farvi capire che si può fare di meglio rispetto a quello che ho fatto io. Però la prossima slide, oltre a dimostrarvi che sul Mac i video funzionano, questo è tratto da IFC Architect, è un video che riassume in pochissimi secondi le principali caratteristiche di Blender BIM. Ah, sono i Blender che non funzionano. Ci sarebbe una musichina, ma non è che funziona. Guardate anche gli elaborati, che dettagli che possono essere inseriti. Quindi si possono inserire le rettinature, i dettagli, vedete? E impaginarli con un cartiglio. Analisi strutturale. Impianti meccanici. Vi invito davvero a vedere questi siti, Blender BIM dove si scarica la donna, o SART dove c'è la comunità degli sviluppatori. E bene, io non ho idea se ho sforato oppure no rispetto alle tabelle di marcia, ma direi che ho finito. Se avete qualche domanda sono qui, io vi ringrazio per tutto.